grande palle dorate di grugni. Ah, che gran soddisfazione! To Isabella, but he certainly loved me the longest. Sono quasi impressionato. Pensavo che una tale caduta avrebbe posto fine a un debole e rinsecchito elfo. The dead do not fight one another. The dead have no desires, no petty jealousies. Non prenderti gioco di me, elfo! Ne ho abbastanza di quest'ascia giocattolo! Dite pure ai vostri signori che Godric Gurniston non ha dimenticato i suoi giuramenti! Sono qui per onorarli tutti! E rivoglio la mia ascia indietro! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, benvenuti a questa nuova puntata del diario di bordo del capitano. Quest'oggi, come avevo già annunciato un po' di tempo fa, parleremo dei Seraphon. Chi sono i Seraphon? Chi sono i Seraphon agli occhi degli altri abitanti dei reami mortali? E chi sono in realtà i Seraphon? Un abitante dei reami mortali, un combattente, un soldato che combatte le guerre nei reami di Age of Sigmar, quando vede un'armata di Seraphon, vede questa schiera multietnica, diciamo così, fatta da tanti tipi di esseri rettiliformi che combattono assieme per uno scopo comune. Le armate sono composte dalle più svariate creature rettiliformi. Abbiamo i piccoli scinchi che in battaglia combattono come esploratori o si occupano di cavalcare e di guidare in battaglia delle gigantesche bestie preistoriche. Abbiamo i Sauri che rappresentano l'elite, rappresentano la casta guerriera di tutta la società e di tutte le armate Seraphon. Ne abbiamo di diversi tipi: ci sono i Sauri normali fanti, ci sono quelli che cavalcano in aggaronti, ci sono le Saurus Guard che sono le guardie personali dei vari templi e le guardie personali degli Slann, fino ad arrivare agli individui più anziani della società dei Sauri, che sono gli Old Blood e gli Scar Veteran, che sono sostanzialmente i comandanti delle schiere di Sauri. Assieme a Cinchia Sauri c'è una pletora di altre creature, ci sono i giganteschi Croxigor, che sono dei Sauri più grossi con fattezze, diciamo, simili ai coccodrilli, che combattono in sinergia con gli scinchi. Gli scinchi cavalcano Terradonti e Ripper Dactyls, che sono creature preistoriche alate che scendono sul nemico per divorarlo con le loro fauci e straziarlo con i loro artigli, oppure che sganciano, come nel caso dei Terradonti, sul campo di battaglia dei giganteschi massi. Gli scinchi sempre portano in battaglia creature gigantesche. Abbiamo gli Stegadon, che sono enormi creature simili ai triceratopi, che praticamente distruggono il suolo con il loro passaggio, con la loro carica devastante. Ci sono i Bastiladon, che sono delle fortezze naturali viventi che hanno sul loro guscio impenetrabile, hanno assemblati, montati artefatti e armi leggendarie degli antichi. Ci sono i Troglodon, che sono queste creature, questi predatori ciechi guidati in battaglia dagli scinchi oracoli, e poi c'è il Carnosauro, che è la bestia più temuta, diciamo, di tutto il bestiario, di tutto il serraglio delle armate di Seraphon, che sono guidati in battaglia dagli Sauri veterani più forti e più coraggiosi, più degni, più di avere il rispetto di una bestia così temuta come il Carnosauro. Questo è quello quindi che una persona normale o un soldato vede quando affronta un'armata di Seraphon. Ma chi sono i Seraphon in realtà? I Seraphon in realtà non sono altro che i vecchi uomini di Lucertola, perché i Seraphon vengono direttamente
dal vecchio mondo. I primi Seraphon sono gli stessi uomini di Lucertola che durante gli eventi di End of Times lasciarono il vecchio mondo. Si resero conto che quello che loro chiamavano il grande piano degli antichi non poteva più essere attuato su Mallus, cioè il vecchio mondo, e abbandonarono il mondo di Warhammer al suo destino e si recarono a viaggiare nelle stelle nella speranza di rientrare in contatto con gli antichi, forse, o comunque di sopravvivere probabilmente a una distruzione del pianeta Mallus che loro in ogni caso magari avevano già previsto. Cosa succede quindi? Il vecchio mondo esplode. I Lizardmen viaggiano su quelle che noi adesso conosciamo come Ziggurat Ships o Temple Ship, navi tempio, comunque quello che erano i centri viventi delle loro società vengono trasformate tramite la tecnologia degli antichi in delle gigantesche astronavi, perché sono delle città, navi tempio che vagano nelle stelle. Distrutto il vecchio mondo, il loro vagare all'interno del cosmo sembra non avere fine. Allorché, che cosa succede? Gli Slann, che pensano sempre, diciamo, più in là, hanno comunque una mente proiettata in un futuro molto estremo, pensano bene di mettere in ibernazione tutti gli esseri viventi che sono venuti via con loro dal vecchio mondo all'interno delle loro navi tempio, e quindi di limitarsi a vagare nello spazio in cerca o di un qualche segno di antichi o di qualcosa che possa aiutare gli uomini Lucertola a rivivere in un altro pianeta, in un altro luogo, e a continuare comunque la loro eterna battaglia contro il nemico eterno, cioè che è il caos. Le navi tempio navigano nello spazio, navigano vicino ai reami mortali per tantissimi, tantissimi tempi, avvicinandosi ai reami mortali che vengono, che nascono dopo la distruzione del vecchio mondo, entrano in contatto con una delle God Beast che noi tutti conosciamo, grande alleato di Sigvar, cioè Dracotion. Cosa succede? Dracotion e gli Slann, secondo in realtà la teoria più avvalorata, gli Slann e Dracotion entrano in contatto telepatico con un altro. Dracotion vede nelle menti degli Slann quello che hanno passato dalla distruzione del vecchio mondo fino al loro incontro. Quindi il piano dei grandi antichi falliti, la loro fuga da Mallus, il loro vagare per eoni e eoni nello spazio in completa solitudine con il ghiaccio, il freddo del cosmo che ricopre in maniera abbondante il guscio esterno delle loro navi tempio, vede tutto quello che gli Slann, che gli uomini Lucertola hanno passato in questi eoni, e Dracotion si commuove. Commuovendosi, le sue lacrime bagnano letteralmente le navi tempio, così questo vuole, diciamo così, la tradizione, e da quel momento nascono i primi Seraphon. Gli uomini Lucertola entrano in contatto con l'energia, con la luce di Azir, con l'energia, con l'essenza di Dracotion, e trascendono il loro status di uomo e lucertola diventando Seraphon. Qual è la differenza sostanziale tra i vecchi uomini lucertola e i Seraphon? Allora, i Seraphon adesso possono essere divisi in due categorie, diciamo in due branche: gli Starborn, i nati dalle stelle, e i Coalesced. I Coalesced sono letteralmente i primi Seraphon, cioè sono quei Seraphon che ancora oggi conservano all'interno del loro organismo le energie di Azir, così come quando le hanno ricevute dalle lacrime di Dracotion. Poi, su questa questione delle lacrime di Dracotion, ci sono all'interno dei reami mortali sia i popoli che studiano i Seraphon come i monaci della luna di Aish, sia che in realtà molti sacerdoti Shinki stessi, ognuno di loro ha diverse teorie su come sono nati i Seraphon. Quindi tutta la storia di Dracotion in realtà è noto a pochi, se non agli Slann, che hanno letteralmente avuto a che fare con Dracotion. Ad esempio, alcuni Shinki
pensano che in realtà i Seraphon siano in origine fossero dei rettili normalissimi e che poi fossero stati modificati dai poteri dello Slan e siano stati trasformati nei Seraphon. Noi sappiamo che questo è bene o male quello che gli antichi hanno fatto quando sono arrivati per la prima volta nel vecchio mondo, quindi diciamo che gli Shinki con questa teoria non è che abbiano proprio sbagliato, però insomma diciamo che per quanto riguarda i Seraphon stessi la teoria più accreditata è quella del loro incontro con Dracotion. Gli umani stessi non sanno, non si spiegano quale sia la nascita, da dove arrivano i Seraphon. Alcuni umani, tra cui appunto i già citati monaci della luna di Aish, però riescono a rendersi conto che sia le loro navi tempio che i Seraphon stessi sono antichi come reali mortali, se non più antichi. Gli Starborn, dicevamo, gli Starborn sono quella branca di Seraphon, come avevo già detto, che discendono direttamente dagli Slan e dai primi uomini di Lucertola che sono entrati a contatto con l'energia di Azir e di Dracotion. Sono degli esseri viventi che vivono un po' in parallelo a come scorre normalmente la vita nei reami mortali, ok? Sono un po' paragonabili agli Stormcast. Gli Stormcast all'interno delle loro armature vedono scorrere il potere del fulmine di Sigmar e il potere di Azir. Stessa cosa succede ai Seraphon. I Seraphon si sono acclimatati all'energia di Azir e parte dell'energia di Azir, parte dell'energia di Dracotion, parte dell'effetto dovuta all'esposizione continua della luce di Azir, della luce di Sigendil, li ha fatti trasformare, li ha resi in creature metafisiche e metà di energia, anzi facciamo una buona parte di fisicità con un elemento nel loro organismo di energia stellare. Questo ci aiuta a capire perché anche i reami mortali, quando una persona incontra sul campo di battaglia un'armata di Starborn, cosa vede? Vede probabilmente uno Slan che discende dalle stelle e tramite degli incantesimi complicatissimi, cosa fa? Agli occhi di un profano, letteralmente plasma l'energia di Azir, l'energia dei reami mortali, li plasma nelle forme dei soldati che poi combatteranno al suo fianco. In realtà questa era la prima incarnazione che la GV aveva dato con il primo Battletome ai Seraphon, ok? E all'inizio i Seraphon erano esattamente come li vedevano gli esseri umani, cioè erano degli esseri di luce, quasi dei demoni del bene, che quando venivano sconfitti tornavano alle energie di Azir, così esattamente come i demoni quando vengono sconfitti ritornano nel vuoto. Ora sappiamo che questa in realtà è solo una visione di una persona, di un essere umano che non conosce gli Starborn. In realtà, quando uno Slan scende sul campo di battaglia e crea, tra virgolette, l'armata di Seraphon, non sta creando nulla da zero, semplicemente utilizza la tecnologia in maniera, diciamo, piccola, la tecnologia dei Realm Gate, che è già tecnologia conosciuta agli Slan da un sacco di tempo perché si basa sulla tecnologia degli antichi, e semplicemente teletrasporta e le armate che sono ferme e vivono all'interno delle navi tempio le teletrasportano sul campo di battaglia. Quando uno Starborn muore, letteralmente il suo corpo fisico muore e poi altri soldati nasceranno dalle pozze di nascita, dalle spawning pools, ok, come si chiamano in inglese. Quindi lo Slan degli Starborn non genera da zero nessun esercito come può essere per un demone, ma semplicemente utilizza il loro potere, la loro conoscenza del teletrasporto per teletrasportare le truppe dallo spazio fino al campo di battaglia. Questo ovviamente, noi lo sappiamo, ve lo sto spiegando io, un uomo, un mortale che vede queste cose non se lo spiega e prende insomma la spiegazione più mistica, ok? Allora, gli Starborn quindi abbiamo detto che non risiedono all'interno dei reami mortali, se non quando praticamente vi combattono, ma la maggior parte di essi risiede all'interno delle navi tempio.
Le navi tempio sono queste gigantesche costruzioni, sono letteralmente dei piccoli continenti, delle megalopoli, ok, che vivono, che navigano sopra nello spazio, tra la, nei punti più alti di Azir, in realtà a volte anche nel vuoto tra i vari reami, e si muovono in questo modo. Si muovono tra i vari reami e il loro compito è quello di spostarsi dove c'è più bisogno dell'intervento dei Seraphon per la loro eterna lotta contro il grande nemico, cioè il Caos. Le navi Tempio dei Seraphon in realtà non sono tanto diverse da quelle che erano le città Tempio dei Lizardmen. Sono strutturate allo stesso modo, anzi i Realm Shaper Engines, che sono delle, dei costrutti, sono dei macchinari che gli Seraphon utilizzano per terraformare i reami mortali, vengono utilizzati all'interno anche delle navi Tempio per ricreare una sorta di ambiente artificiale simile alla vecchia Lustria, dove vivono, dove in realtà i Sauri e gli Scinchi passano la maggior parte del loro tempo quando non sono ovviamente sui campi di battaglia. Quindi sono costruite come se fossero delle vecchie città tempio per all'interno di un'astronave. Stessa cosa adesso sappiamo perché ci sono, parliamo di pozze di nascita. Le pozze di nascita dei vecchi Lizardmen esistono anche adesso nelle città tempio, all'interno delle giungle ricreate artificialmente dai Realm Shaper Engines. Ci sono le spawning pools, ci sono le pozze di nascita da cui nascono i Seraphon. Essendo che le navi tempio vagano nei punti più alti di Azir, la luce e il potere di Azir arriva direttamente nelle pozze di nascita e crea quindi i Seraphon degli Starborn, cioè quei Seraphon misti tra reame fisico e reame celestiale. E i Koalesht, al contrario, sono molto più simili sotto molti aspetti ai vecchi uomini lucertola. Quando si creano i Koalesht? Per svariati motivi che hanno sempre a che fare con una sorta di grande piano, non in questo caso non degli antichi, ma grande piano di guerra contro il Caos, che è l'eterno nemico, e in base anche a quello che è diciamo uno studio, una sorta di linee d'energia, ok, di linee energiche che compongono un reticolo estremamente complesso noto come l'Astromantix. Ci sono alcuni momenti in cui gli Slan decidono che una parte di nave tempio deve staccarsi dalla nave tempio madre per scendere sui reami mortali in un determinato punto, dopo vi andrò a spiegare perché, e formare, ok, terraformare quel punto per far sì che nasca e che vi possa proliferare una nuova società di Seraphon. I Koalesht sono letteralmente chiamati in questo modo perché se gli Starborn sono pieni dell'energia di Azir, ok, quindi sono nati dalle stelle, i Starborn che passano molto tempo a lavorare, a vivere e a seguire la terraformazione degli Slan, appena piano perdono la loro parte celestiale, perdono il loro contatto con Azir, diventando al 100% dei Koalesht, si intende come raffreddati, cioè non sono più come dire, scaldati dalla luce di Azir, quindi hanno l'energia di Azir, perdono tutta la loro energia celestiale e diventano al 100% delle creature fatte di carne ed ossa. Questi Seraphon vivono e popolano, creano, combattono, difendono gli insediamenti sui reami mortali che prendono il nome di città tempio, esattamente come le città tempio degli uomini lucertola sul vecchio mondo. Ecco, i Koalesht sono ciò che si avvicina praticamente quasi una copia carbone dei vecchi uomini lucertola. Quindi adesso c'è questa distinzione: tutti i Seraphon che vivono all'interno delle navi tempio, quindi i Seraphon che vivono ad Azir, sono questo misto tra fisicità ed energia delle stelle. Quando scendono sui reami mortali e iniziano invece a
acclimatarsi all'energia del vario re, del vario, dei vari reami, comunque del reame in cui vivono, diventano più fisici e meno creature delle stelle. Perché succede questo? Ok, perché i Seraphon a un certo punto decidono che una parte della loro società deve staccarsi, deve allontanarsi dalla luce benevola di Darkotion e deve scendere sui reami mortali, creare le città tempio e vivere sui reami mortali? Per fare cosa? Lo scopo principale dei Seraphon è lo stesso scopo principale che avevano i Lizardmen un tempo: combattere il caos. Come ho già detto, il caos è per i Seraphon quello che loro chiamano l'eterno nemico. Sostituiamo il piano degli antichi, che in realtà non sappiamo, nemmeno noi sappiamo se gli Islam, tutto quello che stanno facendo, lo fanno perché vogliono continuare nei reami mortali quello che loro conoscevano come piano degli antichi, o ne hanno rielaborato uno loro. Indipendentemente se sia loro o degli antichi, l'obiettivo finale è quello di fermare il caos, fermare l'espansione del caos. Gli Islam e comunque i Seraphon agiscono in maniera imperscrutabile ai più, e anche quando, adesso che ci addentriamo nella questione dell'Astromantix e nella motivazione delle loro azioni di guerra, delle loro azioni di terraformazione, anche lì non riusciamo ad avere una spiegazione completa di quelle che siano le motivazioni. Probabilmente le motivazioni di questo grande piano le conoscono: uno, solo gli Islam; due, sono azioni che vengono fatte dagli Islam già consapevoli che i loro effetti di lotta contro il caos si vedranno tra svariati eoni. Ok, però nella loro praticamente lungimiranza iniziano ad agire adesso per poter danneggiare il più possibile il caos. Allora, come funziona? Che cos'è l'Astromantix? L'Astromantix è una rete di punti e linee energetiche che espansa non solo nello spazio ma anche all'interno dei reami mortali. E queste linee energetiche convolgono l'energia magica, trasportano, fanno viaggiare su queste linee energetiche, viaggia l'energia magica dei reami, nei vari reami, a volte fluiscono in dei punti ben precisi, che sono i punti che i Seraphon vanno a controllare. Quando un'armata di Starborn discende in battaglia, o col tempo viene programmata una terraformazione che formerà una città tempio che poi darà la nascita ai Koalesht, questo viene sempre fatto, l'intervento dei Seraphon avviene sempre o in vicinanza di una linea energetica o in vicinanza o praticamente sopra uno dei punti di raccolta delle linee energetiche dell'Astromantix. Questo perché se i Seraphon individuano una zona dove non solo c'è una congiunzione di varie linee energetiche che coinvolgono appunto su un punto di raccolta di energia dei reami mortali, ma quel punto di energia è corrotto dal caos, il compito degli Islam è quello di eliminare la corruzione del caos e far sì che essa non utilizzi l'Astromantix per espandersi all'interno dei reami mortali. Possiamo quindi immaginare che i Seraphon cerchino di tenere sotto controllo le linee energetiche, i punti di raccolta delle linee energetiche dell'Astromantix, per debellare il caos e tagliargli via tutte le vie possibili che il caos potrebbe usare per infettare i reami mortali, e anche per accumulare, per mettere in sicurezza dei punti strategici cruciali che potrebbero servire durante una grossa battaglia contro il caos. Perché se dovesse esserci necessità, gli Islam hanno le tecnologie per recuperare, per sfruttare le energie che difendono
all'interno appunto di questi pozzi in cui convogliano, in cui confluiscono le energie dei reami mortali, sfruttare queste energie magiche per combattere il caos in maniera più efficiente. Le città tempio quindi vengono programmate, la loro terraformazione viene programmata quindi con un largo anticipo. Lo Slan quindi decide che tra il punto in cui farà terraformare, farà nascere una città tempio, un punto cruciale in questo momento, sarà un punto cruciale nella battaglia contro il caos tra tantissimi anni. Quindi manda giù una delegazione, letteralmente alcune volte si staccano letteralmente delle parti delle navi tempio e scendono sul campo di battaglia assieme a svariate quantità di Realm Shaper Engines. Cosa fa il Realm Shaper Engine? Quando arriva sul suolo di un reame mortale, crea sostanzialmente una foresta, una giungla impenetrabile, comunque crea una protezione naturale in modo che impedisca a tutto ciò che vive in quel reame mortale, impedisca il più possibile di raggiungere la città tempio. La città tempio viene quindi a terra, la parte della nave tempio a terra sul reame mortale diventando una città tempio, e da lì il Realm Shaper Engine attorno alla città tempio, insomma attorno a quella società Seraphon, costruisce quindi una barriera naturale. Le città tempio sono più o meno in realtà strutturate come le navi tempio, semplicemente ricordano di più le vecchie città tempio degli uomini di Lucertola. Quindi abbiamo la società degli Shinki, che comunque vive nelle case all'esterno, verso comunque nella parte più esterna della città tempio, e sempre nella parte più esterna ci sono le pozze di nascita degli Shinki. Sia nella società Starborn che nella società Coalesced, gli Shinki, oltre a essere gli esploratori, in realtà sono coloro che si occupano di tutta l'organizzazione in realtà della società dei Seraphon. Gli Slan vengono sempre lasciati al loro costante meditare per comprendere le funzioni dell'Astromantix, per decidere dove colpire successivamente il caos, dove terraformare nel futuro, dove programmare le varie terraformazioni nei reami mortali. In realtà cercano anche di comprendere a volte anche il loro rapporto con Dracotheon, e chissà, alcuni secondo me continuano, di quelli più antichi, continuano a provare a mandare avanti il vecchio piano degli antichi, qualunque esso sia. Comunque siamo sicuri che la battaglia contro il caos era un punto fermo di questo piano degli antichi. Quindi gli Shinki sono i burocrati, sono gli economisti, sono gli amministratori della società, della società, sono i costruttori della società Seraphon. Quindi tutto ciò che rientra nella sfera di controllo e creazione della società Seraphon passa dagli Shinki. Le pozze di nascita dei Sauri invece nelle città tempio sono costruite all'interno, sono costruite sottoterra, cioè quando la città tempio atterra dalla nave tempio, pozze di nascita dei Sauri automaticamente vengono costruite, vengono affossate sotto il terreno, e lì i Sauri nascono. Durante i tempi, diciamo, di calma, i Sauri rimangono all'interno delle gallerie dove sono situate le loro pozze di nascita, tenendole sostanzialmente in difesa, facendo le ronde e tenendosi sempre pronti alla battaglia qualora lo Slan dovesse dare l'ordine. E un'altra differenziazione che c'è all'interno tra le due società Seraphon, che è esempio quella dei Coalesced rispetto a quella degli Starborn, avendo perso la loro controparte celestiale, essendo molto più fisici, ancora una volta diventano più simili ai Seraphon, anche perché iniziando a vivere per molti anni all'interno della società del reame, iniziano ad adattarsi alla società del reame, iniziano ad avere contatti con
gli altri esseri viventi, comunque le altre popolazioni all'interno dei reami mortali, ma anche loro iniziano a cedere a un po' al loro istinto primitivo che i Seraphon, gli uomini lucertola, hanno sempre avuto, creando quindi all'interno della società dei Coalesced dei culti come i vecchi culti di Sotek, anche, anzi in realtà il culto di Sotek che rinasce nelle città dei Coalesced con tanto di sacrifici. Quindi viene una società che, perdendo quella luce, quell'energia di Azir, diventa più primitiva. Durante i recenti eventi del necrosisma abbiamo visto, in realtà noi sappiamo che i Seraphon sono stati i Seraphon e soprattutto gli Slann sono stati letteralmente colti alla sprovvista dal piano di Nagash, perché sebbene gli Slann pianificano la loro azione con tante piccole azioni lente che sembrano non avere importanza nell'immediato, ma che avranno importanza nel lontano futuro, sempre per la difesa dell'Astromantix o comunque per l'eradicazione del caos, il piano di Nagash per provocare il necrosisma è andato in maniera molto più lenta degli stessi piani degli Slann, talmente lento che è passato inosservato agli occhi degli Slann. Gli Slann in quest'ultimo periodo, non solo per colpa del necrosisma ma anche per colpa dei Gloomspite Jits, adesso vi spiegherò anche perché, hanno avuto una battuta di arresto nel loro piano, nella loro guerra contro il caos, con gioia degli dei oscuri. Gli Slann dei Seraphon sono molto più consapevoli del fatto che gli dei oscuri, anche se dovessero unirsi tra di loro, sarebbero comunque un'entità facile da sconfiggere, perché a un certo punto uno dei quattro tradirebbe sicuramente gli altri tre, causando, sostanzialmente mettendosi da soli i bastoni tra le ruote. Questa questione del necrosisma, però, col fatto che è passata inosservata, ha creato dei gravi scompensi non solo all'interno della rete dell'Astromantix, perché con il nucleo invertito di Shaish, le energie magiche di Shaish hanno smesso di confluire nella rete dell'Astromantix, ma sono tutte confluite verso il centro di Shaish. Oltretutto, il necrosisma ha anche creato, anche dato la possibilità alla magia di manifestarsi in maniera incontrollata nei reami mortali, facendo sì che altra energia magica fuoriuscisse dai flussi dell'Astromantix e potesse essere utilizzata da persone ignare per creare gli incantesimi persistenti. Siccome molto del lavoro degli Slann si basa anche sull'interpretazione delle stelle e delle costellazioni, perché dicevo i Gloomspite Jits hanno creato dei danni al piano degli antichi? Perché la nascita del loro dio, cioè della luna cattiva, e il fatto che la luna cattiva si sposti praticamente in maniera casuale all'interno del firmamento ha scombinato tutte le letture delle carte astronomiche che gli Slann avevano fatto fino a quel momento. Quindi noi immaginatevi come se le carte astronomiche, comunque le conoscenze degli astri, delle costellazioni degli Slann siano già tutte belle segnate all'interno di un foglio. A un certo punto è come se arrivasse un goblin su questo foglio, arrivasse un grotto qualsiasi e in punti casuali scarabocchiasse una luna cattiva. Quello che fa la luna cattiva è questo: spostandosi in maniera casuale all'interno del firmamento va a creare delle interferenze nella lettura che gli Slann fanno delle costellazioni, causando quindi eventi che non possono essere previsti seppur dai lungimiranti Slann. È per questo che dopo il necrosisma per la prima volta molti Slann si sono riuniti in una sorta di conclave telepatico e hanno deciso che, sebbene il loro scopo primario sia quello di combattere contro il caos, non possono più ignorare la presenza di altri giocatori in questo enorme gioco per il controllo dei reami mortali. Quindi il loro nemico principale rimane il caos, ma hanno bisogno di occuparsi anche dell'intervento di altre razze. Quindi chiunque
entri con un'azione o un'azione con una guerra, con anche delle, la semplice creazione di un accampamento, di un insediamento in un luogo che è importante per i Seraphon, fa muovere i Seraphon per rimuovere definitivamente quel ostacolo nel raggiungimento del loro piano per l'eradicazione totale del caos. È proprio per questo che è possibile non solo che i Seraphon combattano contro altri eserciti, quindi combattano contro le forze della Destruction, combattano contro le forze della Death, combattano con altre forze dell'Order, perché anche quello può essere, ma succede che se le visioni di due Slann su un determinato evento, un determinato luogo contrastano, è possibile che anche due forze di Seraphon si scontrano l'uno con l'altro, perché ogni Slann crede che la sua interpretazione dell'Astromantix, la sua interpretazione del grande piano, sia più valida rispetto a quella dell'interpretazione dello Slann che gli si pone davanti. Quindi in realtà non si limitano più a combattere il caos, ma combattono chiunque sia necessario fermare per impedire che ci siano ulteriori intoppi, ulteriori danneggiamenti al grande piano. È anche per questo che a volte alcuni fortunati avventurieri possono letteralmente entrare nelle città tempio, prendere tesori che agli occhi degli uomini sono inestimabili, magari per i Seraphon non sono altro che cianfrusaglia, e riescano a scappare via dalle città tempio senza che i Seraphon minimamente facciano qualcosa, perché uno Slann vede quell'evento lì come insignificante. Se magari uscendo dalla loro scorreria, però gli stessi avventurieri si fermano a fare accampamento in un luogo che per gli Slann invece è fondamentale, quegli stessi avventurieri probabilmente verranno spazzati via da una forza di Seraphon, perché hanno fatto qualcosa che andava a intaccare il piano degli uomini lucertole. Indipendentemente che si parli di Starborn o si parli di Coalesht, in cima alla società dei Seraphon la maggior parte delle volte ci sono gli Slann. Al di sotto degli Slann ci sono gli Starseer, che sono dei sacerdoti Shinki illuminati, che sono quelli più vicini allo Slann, poi ci sono gli Shink Priest, gli Star Priest, poi i Priest e via dicendo. Poi nella parte centrale della società dei Seraphon ci sono i Sauri, che rappresentano la casta guerriera, i Kroxigor, che rappresentano la manovalanza per quanto riguarda la costruzione delle città tempio, comunque di rovine o di templi o fortezze che servano al piano degli antichi, e poi ci sono insomma tutte le altre bestie. Può capitare soprattutto nel Coalesht che alcune società non abbiano uno Slann. Se una nave tempio fa sì, stacca da sé un conglomerato per far sì che avvenga la terraformazione, in realtà questo conglomerato è talmente tanto grande che anch'esso si divide in altri piccoli pezzi per terraformare un territorio vasto. È possibile che alcuni luoghi, alcune città tempio dei Coalesht non vengano governate da uno Slann, ma vengono governate da un suo sottoposto, che in questo caso, nella scala gerarchica, quelli subito sotto lo Slann sono gli Starseer. I vari gruppi di Seraphon, le varie armate, hanno nominato se stesse come costellazioni. Quindi quando parliamo di una determinata costellazione, parliamo di una determinata branca di società Seraphon o Starborn o Coalesht, che ha un compito o un obiettivo ben preciso. Ce ne sono tantissime di costellazioni. Tra queste costellazioni ne abbiamo quattro che sono le più famose, che sono la Coda di Dracotion o Dracotion's Tail, le Zanne di Sotek, l'Artiglio di Coatl e le Lucertole Tonanti. La Coda di Dracotion è
una costellazione di Starborn, di Seraphon Starborn, e letteralmente sono gli stessi Seraphon che per primi hanno avuto contatto con Dracotion. Tra le varie società degli Starborn sono quelli che hanno maggiore specializzazione nell'utilizzo del teletrasporto, comunque nell'utilizzo della tecnologia dei Realm Gate per teletrasportare le truppe direttamente sul campo di battaglia, e sono quelli che vivono nei livelli più alti di Azir. Infatti molti studiosi umani ritengano che siano addirittura creature stesse nate dello stesso sangue di Dracotion. Molti studiosi osservano che quando una costellazione, una parte della costellazione della coda di Dracotion scende direttamente sul campo di battaglia, sembra che la stella, comunque gli astri di Dracotion, brillino intensamente, quasi come se Dracotion stesso seguisse con particolare attenzione le azioni appunto della costellazione nota come Coda di Dracotion. La costellazione nota invece come Zanne di Sotte, che è la costellazione che fa capo allo Slan allo Slan conosciuto con il nome di Zectoka. Lo Slan Zectoka è uno dei più attivi, soprattutto nei reami mortali, e fatto sta che è stata sua decisione quella di creare dei piccoli gruppi, dei piccoli quartieri di attendenti scinchi all'interno delle città dei reami mortali. Le zanne di Sotex sono dalla costellazione degli Starborn, comunque, che più aiutano le popolazioni dell'Order, quindi le popolazioni di Sigmar durante la battaglia, non tanto combattendo al loro fianco contemporaneamente, ma facendo anche azioni di guerriglia preventive o magari individuando soggetti all'interno della società di una determinata Free City, soggetti che magari sono in combutta o sono corrotti dal caos, e eliminandoli prematuramente. Questo infatti crea all'interno di alcune Free Cities, tra cui Hammerall e la Living City, lì a volte capita che molte persone vengano trovate trucidate senza motivo all'interno delle strade delle Free Cities, con il cuore strappato dal loro petto. E normalmente questi eventi vengono collegati automaticamente alla presenza delle Daughters of Cain all'interno delle città libere di Sigmar, però le Daughters of Cain tutte le volte si dichiarano innocenti. Noi in realtà possiamo immaginare che, essendo in realtà, anche se sono degli Starborn, gli Scinchi, probabilmente delle Free Cities, hanno fondato, come è successo in alcune città dei Coalesced, un culto segreto di Sotek, e come, diciamo, secondo me, nella loro memoria storica, utilizzano questi atti di omicidio di persone legate al caos, o comunque di persone malvagie, per poi sacrificarle a Sotek. Ovviamente, se si trovano dei cadaveri di Skaven che vivono magari nelle Free Cities, nascosti nelle Free Cities, si trovano con il petto squarciato e il loro cuore strappato via, sappiamo sicuramente che sono stati gli Scinchi delle Zanne di Sotek. Le altre due costellazioni di cui vi parlerò brevemente invece sono costellazioni di Coalesced. La costellazione dell'Artiglio di Coatl in realtà ha una storia abbastanza tragica, perché è una delle prime costellazioni che è diventata una Coalesced, che c'è stata sui reami mortali, e durante una battaglia sostanzialmente contro gli Skaven del Clan Pestilence, come se fosse una sorta di Lustria 2.0, praticamente il loro Slan viene infettato dai morbi del Clan Pestilence. La battaglia viene vinta, ma il loro Slan è praticamente attualmente incapace di fare qualsiasi cosa. Gli Scinchi, la società degli Scinchi in questo caso, va nel panico, e quindi tocca ai Sauri prendere il controllo
di questa costellazione, di questa città tempio. Quindi che cosa succede? Che per avere sempre soldati in modo da continuare questa sanguinosa guerra, questa sanguinosa difesa della loro città tempio, i Sauri hanno sforzato le pozze di nascita in modo da creare costantemente soldati Sauri pronti alla battaglia. Questo sforzo, questo utilizzo eccessivo delle pozze di nascita ha fatto sì che i Sauri che nascono da queste pozze di nascita nascono con una sorta di cicatrice all'interno del loro essere, quindi sono molto più ferali, molto più selvaggi rispetto non solo alla loro controparte Coalesced di altre città tempio, ma alla loro controparte Starborn. Sono letteralmente delle bestie senza controllo. Gli unici che riescono a controllare questa forza primordiale, questo essere selvaggi di questi Sauri sono i Sauri stessi, i loro superiori stessi. Sono gli unici che riescono ad avere ancora la forza d'anima e la forza bruta per tenere a freno la ferocia di questi Sauri, che letteralmente hanno deciso di cedere al loro istinto primordiale più basso, cioè loro trucidano qualsiasi cosa minacci la loro città tempio. Di contro invece la costellazione delle lucertole tonanti è una costellazione che ha base a Chamon e ha due compiti particolari. Allora, il suo compito principale è quello di recuperare tutta la tecnologia degli antichi che trovano sparsa per i reami mortali, ma anche per altre città tempio che magari sono andate distrutte e via dicendo, e metterle al sicuro in delle cassaforti all'interno delle loro città tempio e metterle al sicuro da mani indiscrete. E quello che loro fanno appunto è viaggiare per i vari reami, cercare non solo anche artefatti degli antichi, ma anche altri artefatti che possono essere pericolosi, e metterli e toglierli dalle mani magari di adoratori del caos o di chiunque ne possa fare un uso ai loro occhi sbagliati. Per fare questo, in realtà, poi molta di questa tecnologia che loro mettono da parte la sfruttano costruendola, montandola sulle loro bestie. Le loro bestie, quindi Stegadon, Bastiladon, in realtà vengono fatte nascere con all'interno una piccola particella del reame di Chamon. Quindi questa piccola particella viene inserita all'interno delle pozze di nascita di queste bestie, e queste bestie, rispetto alla loro controparte normale, crescono più possenti, più forti e più resistenti. Infatti quella delle lucertole tonanti è la costellazione che fa più uso di grossi rettili rispetto alle altre costellazioni. Per il resto, in realtà, la società dei Seraphon non è diversa dalla società, come abbiamo già detto, più che altro che la società, la composizione dell'esercito dei Seraphon non è diversa dalla composizione dei vecchi uomini lucertola. Hanno mantenuto la stessa ideologia. Ok, quindi abbiamo lo Slan, ci sono le truppe di Sauri che si occupano del combattimento corpo a corpo, la cavalleria è prettamente di Sauri legati alla loro nascita con i Naggaronti, i Sauri più forti delle Spawning Pools vengono scelti dai gli Slan per formare la Saurus Guard e così via. Gli Shinki ricoprono sempre il ruolo di esploratori e sono quelli che si occupano della gestione, come ho già detto, delle bestie da soma e soprattutto della cavalleria volante di Terradon e Ripper Dactyls. Non solo, sono anche quelli che fanno parte dei cosiddetti Hunting Packs, cioè quelli che portano Razordon e Salamandre in battaglia per combattere, insomma, contro i nemici dei Seraphon. Questo è bene o male un sunto di tutto quello che è la nuova lore dei Seraphon. Come avevo già accennato brevemente, è un'evoluzione
del primo concetto che la GW ha avuto di Seraphon, dove adesso i Seraphon, anche gli Starborn stessi, non sono dei demoni della luce, ma sono delle creature fisiche che però hanno una parte di energia di Azir. Di contro abbiamo quella che chiaramente è un riferimento, un rimando ai vecchi Lizardmen con i Seraphon. Questo aiuta con i Coalesced, scusate. Questo aiuta a calare a livello anche di narrativa personale, ma in realtà a livello di lore di Age of Sigmar, a inserire, a calare quindi i Seraphon in maniera più fluida, in maniera più facilmente integrabile nella lore attuale di Age of Sigmar. Spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, se vi è piaciuto mettete pollice in su, se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi al canale, seguite le nostre live il mercoledì, le nostre live il venerdì sera, adesso che vi ricordo che dal sabato sono state spostate al venerdì, e se avete richieste per quanto riguarda lore di Age of Sigmar fatemelo sapere, io sarò contentissimo di esaudirle. Dal vascello del vostro capitano Giacomo Uncino è tutto, galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, alla prossima!